Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi sto un pochino croquet, nel senso, sto un po' pressata tra il divano e questo tavolino perché non sapevo come altro fare questo mukbang. Le scorse volte vi ho detto che avrei capito come potermi mettere, perché comunque il mukbang è bello quando si vede cosa effettivamente stai mangiando. Penso sia la soluzione migliore. Onestamente, non ho trovato di meglio. Quindi ci becchiamo questa visuale. Fatemi sapere, sicuramente meglio delle altre. Questa volta abbiamo un piatto homemade, non l'ho acquistato, non ho fatto arrivare il delivery. Avevo questi bellissimi raviolini, avevo proprio voglia di raviolini. Poi sono in quel periodo del mese, quindi potete immaginare che ogni voglia va soddisfatta. Dolcetto, sono andata al convenience store e ho preso questa girellina qua, che voi non potete capire quanto sia calorica, ma buonissima. Il problema è che mi sono chiusa in questo spazio e adesso non ho preso da bere. Quindi facciamo una piccola manovra e facciamo apparire magicamente la cosa da bere. Yes, ce l'ho fatta. Prima di tutto salsina, questa qui è una delle mie preferite, che in realtà non è per i ravioli, perché uno si aspetterebbe la classica salsa di soia. Invece questo, vi giuro, è molto più buono. E ovviamente ci ho già messo quella piccantina, perché io quando mai. Mi avete fatto molte domandine interessanti questa volta, quindi sono veramente molto felice di poter rispondere. Probabilmente i prossimi mukbang saranno con qualche ospite. Con Rosso dobbiamo parlare dei ragazzi, quindi ok, in questo video ci saranno poche risposte di questo tipo, anche perché veramente abbiamo delle discrete esperienze che comunque meritano di essere condivise. Però parliamo di un sacco di cose carine comunque. Come di consuetudine, intanto ci assaggiamo il ravioletto. Così qua sono buonissimi. Ah, se non vi piacciono i suoni di una persona che mangia, ovviamente non sono io che ve lo devo dire. Non guardatevi mukbang e non mi rompete nei commenti. Semplice. Purtroppo io quando mangio faccio un sacco di suoni. Da quando vivo qua, che è una cosa comune, ti entra un po' intrinseca, anche se non te ne accorgi. Mi dispiace, ma lo faccio anche di più. Prima domanda che ci viene fatta: come hai fatto a imparare a leggere il coreano? Allora, questa è una storia, vi giuro, curiosa e affascinante, perché tutto è nato da Alessia, la mia amica Alessia, che penso conosciate. Se non la conoscete, andatevi a vedere i video dove c'era anche lei qualche mese fa. Perché allora, lei è molto più brava di me con le lingue. Lei nasce poi in una famiglia che già di per sé parla più di una lingua, quindi è proprio portata, cioè si ricorda tutte le parole che le dici. Diversissima da me, se posso dire. Quando siamo tornate dal concerto di Las Vegas, sono stata a casa sua, no? E non sapevamo che fare. Un giorno le ho detto: senti, vediamo qualche video su YouTube, capiamo come leggere sto cacchio di coreano. Anche perché lei così ha imparato. Vedevo che appunto leggicchiava, quindi dico: oh, ci riuscirò. Insomma, non è che sto proprio scema, ce la posso fare. Le famose ultime parole. Ho ancora la lista che mi sono fatta sul telefono. Perché ovviamente ogni lettera dell'alfabeto coreano, più che a una lettera vera e propria delle nostre, può somigliarci sonoricamente. Però appunto la lingua coreana è proprio tanto sonora. Magari sì, quella che vi può sembrare una G, in realtà non è che quella pronunciano G, capito? Quindi io ovviamente nella mia lista ho scritto G tipo gatto, cioè capito? Quelle cose che mi ricordano appunto come suona. E quindi inizialmente abbiamo fatto un lavoro di questo tipo. Abbiamo visto tutti i video possibili e come si pronuncia e come si mettono nelle parole. Insomma, cioè non ci capivo più niente a fine giornata, perché poi ci siamo state tipo tutta una giornata dietro. Parto ovviamente dal dire che il coreano non è una lingua facile, ma ci mancherebbe altro, come ogni lingua ha i suoi pro e i suoi contro. Di base per noi è molto difficile, perché anche il metodo di scrittura è differente, quindi abbiamo appunto questa cosa di dover prima sapere cosa stiamo leggendo e poi capirlo. Però a leggerlo appunto l'ho imparato da autodidatta, con l'aiuto appunto di Alessia, perché poi quando ho incominciato a imparecchiare e a capire, facevo oh questo, riconoscevo anche i suoni e le parole che incontravo nelle canzoni, guardando noi film, che drama eccetera. Quindi ti veniva ancora più questa curiosità. Il consiglio che posso darvi è quello di non leggere mai il coreano, non impararlo mai con la romanizzazione, quindi tutte quelle parole che vi vengono scritte letteralmente con il nostro alfabeto. Quindi quando leggete appunto Genshana scritto Kigwenshuana, o anche semplicemente se venite qua in Corea al karaoke, sotto c'è scritto appunto la romanizzazione e sopra scritto come si scrive ovviamente in coreano. Quella cosa è sbagliatissima, perché non imparate come si pronunciano realmente. Fatelo fin dall'inizio e sicuramente vi troverete meglio. Raviolino qua, prima che mi si incolla tutto. Madonna, è troppo buono. Ho scordato di metterci la salsa ancora più piccante.
Però anche così non è male. Poi lo vedete, quando si fa questa crosticina sotto è la fine del mondo. Controlliamo sempre se abbiamo qualcosa nei denti. Girare questi video non è semplice. Altra domanda: il tuo cane ha cambiato abitudini? Che tra l'altro il nostro cane è qui. Allora, indubbiamente, per forza di cose, qualcosa è cambiato. Prima di tutto, casa diversa. Anzi, lui ha cambiato più di una casa perché ci siamo mossi, come avete seguito dall'inizio dell'avventura. Se non l'avete visto, ci sono tanti video sul canale. Abbiamo cambiato più di una casa, quindi ogni volta fai quello. Ovviamente lo sballonzolamento dei primi giorni, fuso differente, aereo, cose che lui non aveva mai fatto. Tant'è che io le prime settimane mi sono sentita terribilmente in colpa. Mi sono sentita veramente una persona di cacca. Mi sono sentita di essere stata veramente veramente molto egoista, di averlo trascinato in qualcosa che sostanzialmente lui non voleva, perché ovviamente io non glielo posso chiedere adesso se avrebbe voluto o meno, però sicuramente è una cosa che ho deciso io. Molto spesso mi chiedete perché lui è non Icy, perché lui è non Gwendix, eccetera eccetera eccetera. Allora, io e lui abbiamo un rapporto molto particolare. Lui è molto 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 appiccicoso nei miei confronti. Quando sono stata via per tanti mesi lui ha sofferto tanto, quindi ovviamente non avrei potuto fargli vivere una cosa del genere, ma io stessa non avrei potuto vivere senza. Per forze maggiori ho dovuto fare una scelta soffertissima, perché soffertissima, di lasciare Icy a casa, perché ovviamente io viaggiando da sola non potevo portare più di un cane sull'aereo. Secondo, poi ovviamente ha un costo non indifferente. Terzo, se mai appunto io dovessi spostarmi, lasciare un cane è un conto, lasciarne due sarebbe ancora più complicato. Icy è un cane molto più indipendente rispetto a lui, calma, rilassata, quindi sono tranquilla e serena di averla lasciata a casa appunto con i miei. Lui sarebbe stato un problema, a parte appunto perché poi non ci sarei stata io, ma lui ha bisogno di molte più attenzioni, ha bisogno di uscire tanto e quindi insomma è stato meglio così. Però all'inizio sì, ovviamente mi sono sentita in colpa e ovviamente le sue abitudini sono cambiate, però non si lamenta. Sta guardando, lo sa che parlo di lui, il fetente. Prossima domanda: come sono le taglie lì in Corea? Si trovano taglie plus size? Come sapete, io sono una ragazza curvy, diciamo che porto una MLXL, dipende, sono una 46 attualmente probabilmente. Le taglie qua in Corea sono molto differenti e molto spesso hanno la free size, quindi la taglia unica. Ok, per alcune cose tipo quelle oversize, vabbè, ce le prendiamo, però quando si tratta di vestiti, pantaloni specialmente, perché ad esempio nel mio caso io ho tanto seno, ho tanti fianchi, tante cosce. Attenzione però, perché questa è una cosa su cui mi sono confrontata con un sacco di ragazze che sono venute qua la prima volta. Parlo di ragazze perché ovviamente insomma si parla di più di queste cose. Cioè, moltissime persone quando vengono in Corea pensano di trovare tutti super magrissimi, tutti fotomodelli. Allora, non escludiamo il fatto che sicuramente la maggior parte delle persone qui è così, perché ci si tiene molto. Te lo fanno anche proprio presente, cioè è una di quelle domande che ti fanno tipo: come ti chiami, quanti anni hai, MBTI, quanto pesi? Cioè, e tu rimani un attimo scioccata perché dici: ma magari fattacci tuoi? Però qua è una cosa, per loro è normale, sono differenze culturali e va bene. Però ovviamente per chi è un attimino sensibile a questo argomento può rimanerci un attimo. È una cosa appunto che vi fanno notare spesso. Personalmente non mi è mai successa come esperienza, quindi non vi so dire. Però appunto tante persone notano che in realtà tutto questo non è vero, perché la maggior parte delle persone qua sono come me, cioè la maggior parte delle ragazzette normali sono appunto normali, hanno le loro formine, fine, basta, siamo tutti contenti. Ormai molti negozi si sono adeguati e riuscite a trovare sicuramente qualcosa. Se volete andare sul sicuro e comprare i vestiti qua in Corea, dovete puntare un po' più sui negozi internazionali, quindi marchi tipo Zara, H&M, insomma questi così, perché hanno appunto delle taglie un pochino più nostre. Però comunque ci sono dei negozi plus size, se avete una taglia superiore all'XL ci sono. Basta cercarli, sono un po' più di nicchia, però ci sono. Non è che non venite in Corea per non farvi di questi problemi, perché vi ripeto, la realtà, in realtà, scusate sempre il gioco di parole, è differente da come si può pensare. Raviolino, raviolino, vediamo di finirli così passiamo al dolcetto che... Vi ripeto, periodo del mese speciale, dolcetto stranamente mi attira di più rispetto al solito. Altra domanda e altra cosa super comune qua in Corea: faresti mai una chirurgia?
Lei mi ha scritto esempio naso in Corea. Personalmente io non sento il bisogno di rifare assolutamente nulla. Anzi, siete voi che ogni tanto mi chiedete: Ila, ma ti sei rifatta il naso dove, quando, perché? In realtà non ho mai fatto niente. Avevo fatto appunto prima di partire rino filler leggermente sulla punta, leggermente qua, ma è una cosa che poi si riassorbe. Sinceramente non ha portato questo grande cambiamento. La chirurgia è all'ordine del giorno. Vedere persone in giro fasciate, sfasciate è normalissimo. Anzi, credo sia letteralmente un rito di passaggio per le ragazze in particolare, ma attenzione, i ragazzi idem, eh? Forse siamo su un 60% ragazze, 40% ragazzi, eh? Anche perché qui make-up, chirurgia, cose, parrucchiere, permanente, anche per gli uomini, lo sapete, è più che sdoganato, non ci sono di che problemi, come in realtà dovrebbe essere, attenzione. Credo appunto sia un rito di passaggio, tipo ai 18 anni, 19 anni, rifarsi il naso, perché letteralmente quando vedete una persona coreana che ha il naso particolarmente con un arco un po' più ampio, tipo più verso il nostro, perché loro, attenzione, non siamo noi che copiamo loro, quindi Asian fishing, tutte queste cose che tanto la gente si inventa perché gli piace parlare. Ma le persone coreane tendono a fare molte operazioni per sembrare più occidentali, come il double eyelids, quindi farsi la doppia palpebra, fare appunto questa operazione per cambiare il naso, quindi aggiungere una punta, diciamo, un po' più affusolata. Quindi qua è veramente all'ordine del giorno, nessuno vi dice niente. Se volete andate per sfasciate, costa anche di meno, perché ovviamente essendoci più richiesta il prezzo è anche meno. Sono molto bravi, però personalmente io quando poi una persona si rifà la vedo tutto uguale, non lo so, perde un po' quella cosa particolare. Poi ognuno fa quello che vuole, se non vi sentite a vostro agio siete liberissimi, liberissimi di fare quello che volete, lo sapete, perché io ho rifatto il seno per ragioni più pratiche che altro, poi è andato come è andato, tutta la storia la sapete. Però quindi assolutamente io pro a queste cose, nel giusto, non eccessivo, ma comunque mirato a migliorare, a sentirsi meglio, per carità. Altra domandina: come vedono i tatuaggi in Corea? Poi la mia ha scritto: in Giappone non puoi andare in alcuni posti, anche qui è così. In realtà qualche anno fa c'era ancora un po' questo tabù tatuaggi eccetera, perché qui, sempre per il fatto che tengono molto alla pelle, l'abbronzatura e non ti abbronzare, devi essere chiara, vedono appunto il fatto dei tatuaggi come uno sporcarsi la pelle. E poi ovviamente, come mi ha detto lei, in Giappone è molto più legato a tutta la questione della Yakuza, mafia giapponese, eccetera eccetera eccetera. Quindi si pensa sempre che appena uno ha dei tatuaggi fa parte di qualche gang, vecchiettini, le Ajumma, gli Ajushi, vi possono guardare un pochino male. Attualmente potrete notare, se venite, che tantissimi ragazzi, tantissime ragazze sono pieni di tatuaggi. Cioè, a volte mi trovo proprio pieni di tatuaggi, o anche hanno una o due robine. Quindi si sta un po' sdoganando anche questo fatto. A volte possono crearvi magari dei problemi se volete entrare nelle saune, che sono magari dei posti pubblici dove c'è più gente, magari possono fare storie, va? O anche quando andate a cercare casa, se il padrone è particolarmente vecchio stampo, magari. Però in linea generale, ripeto, vivi e lascia vivere, nessuno mi dice niente. Finiamo quest'ultimo raviolinus, tutta la nostra bella salsetta. Tra l'altro questi dentro c'hanno pure i vermicelli di riso. Una delle mie cose preferite quando finisco è cercare di raccoglierli tutti. Non ci riesco mai, ovviamente sono tutti squisciosi. Si possa aprire il rotolino. Tra l'altro questo è cream cheese. Guardate che carinello, tutto sofficello. Becca e porta a casa. Poi sta cremina super thick dentro. Anzi, assaggiamolo subito, perché vi giuro, ha un odore troppo buono. E ne fanno tipo di mille versioni, anche al periodo tipo Halloween, così, tutte le versioni speciali. Forse questo col cream cheese è il mio preferito, perché c'è anche quello con la pannina, però questo è molto più buono. Vabbè, mentre me lo gusto qua, rispondiamo all'altra domanda. Non farei la patente dell'auto in Corea? Anche questo è interessante. Pensavo di avervelo detto, forse non ve l'ho detto. Ma prima di partire, quando ancora vi stavo nascondendo tutto questo magnifico fatto, ovviamente io ho richiesto la patente internazionale, che, attenzione, non è una patente che si fa qui in Corea. O meglio, c'è anche una versione che si può fare qua in Corea, dura in modo diverso, si rinnova in modo diverso, ok. Però se avete la patente italiana e dovete venire qua, io ho fatto la patente internazionale, che è un libricino che vi danno in aggiunta alla vostra standard. Si deve richiedere
facciamo un mesetto prima di partire, dai, per stare sicuri, dipende poi dal vostro comune e dai tempi di lavorazione, si paga, credo, una novantina di euro, o forse anche 70 se andate direttamente in motorizzazione, però i tempi sono più lunghi. Quello che vi richiedono appunto è la patente e a me avevano chiesto una fototessera autenticata dal comune di residenza, quindi dovete andare al comune e farvi autenticare questa foto. Poi portate appunto tutto alla motorizzazione oppure insomma all'ufficio, quello che sapete dove si va per prendere la patente eccetera, e vi fanno tutto e vi rilasciano il libretto. Ovviamente vi viene chiesto il paese in cui andrete per potervi dare il tutto tradotto nella lingua del paese dove andrete, e la mia dura 3 anni se non sbaglio, 3 anni, non l'ho ancora mai usata perché non ho ancora mai guidato qui, ero tanto così ma purtroppo no, ma succederà perché voglio provare questa esperienza. Però per ogni evidenza ho detto io la faccio, perché appunto non si sa mai. Altro pezzettino. Però questo me lo godo piano piano. Questa domanda mi piace molto perché è molto ampia, adesso poi ne parlerò tantissimo probabilmente. Mi dispiace non aver ripreso la reazione di quando l'ho effettivamente detto ai miei genitori o di quando l'ho effettivamente detto alle mie amiche. Io letteralmente glielo ho detto appena sono tornata l'anno scorso e i miei, tipo, come se già lo sapessero, le mie amiche idem. Quindi non è stata neanche una reazione da dire oddio, cioè c'è stato anche il momento di riprenderlo perché proprio non ci ho pensato. Come hanno reagito i tuoi parenti quando hanno scoperto di andare a vivere all'altra parte del mondo? Partiamo dal fatto che i miei parenti, allora partiamo dai genitori, che ovviamente sono quelli più vicini, hanno sempre saputo che io sarei andata a vivere fuori dall'Italia. Primo perché l'ho sempre detto, secondo perché, raga, io, cioè, si vede che non appartengo lì. Quindi ovviamente loro l'hanno sempre saputo. Sapete quelle cose che tipo interiorizzate, lo sapete quando succedono, quindi siete un po' già pronti. Ecco, un po' così. Quindi ovviamente non è facile. Hanno provato a dirmi ma sei sicura, ma questo o quell'altro, per una questione apprensiva ovviamente. Anche perché non è facile sapere che tua figlia vive appunto dall'altra parte del mondo rispetto a te. Qualsiasi cosa dovesse succedere è comunque tempo, sforzo che serve per poter, no, raggiungere l'altra persona. Quindi non è sicuramente facile. Però i miei genitori, devo ammettere, devo riconoscere che sono sempre stati molto aperti su qualsiasi tipo di argomento, mi sono sempre stati molto di supporto in qualsiasi scelta della mia vita, quindi mi reputo molto fortunata perché molte persone non hanno appunto questa fortuna. Sono sempre stati genitori molto presenti, qualsiasi cosa mi hanno sempre appunto aiutata, quindi sapevo di poter contare su di loro e che avrebbero capito questa mia scelta, con qualche riserva, ripeto, ovviamente, ma come è giusto e normale che sia. Però ripeto, lo sapevano e quindi insomma è stato così, cioè poi io, nel senso, capocciona, o lo accetti o lo accetti, cioè lo faccio. Quindi meglio che lo faccio col tuo supporto che lo faccio, oddio, non alle tue spalle, perché ovviamente non l'avrei mai fatto, sarebbe stato impossibile farlo letteralmente. Ciao, domani parto, mi trasferisco. No, però insomma avere poi battibecchi, cose che non è bello. Ovviamente le persone che sono rimaste un attimo più così, che continuano tuttora a dirmi ogni volta che le sento, sempre classica domanda: quando torni, ma sei sicura? Quando torni? Le mie nonne specialmente, perché prima ovviamente hanno una mentalità differente, poi metteteci che hanno paura perché nessuna delle due prende l'aereo, quindi come te raggiungo è proprio impensabile, impossibile. Se già per le mie amiche, i miei genitori posso dire ok, mi verrete a trovare, per loro è altamente improbabile. C'è la questione dell'età. Mia nonna, specialmente da parte mio padre, è fissata con questa cosa. E se me ne vado e tu non ci sei e non ti saluto, oddio, che angoscia, che ansia. Non voglio parlare di queste cose, nonna, grazie. Però sanno che è la scelta giusta per me, che è la cosa che mi rende felice, quindi ci provano. Ci provano. Intanto finiamo il pezzettino qua. Ma non potete capire, cioè, quanto è soffice. Che poi, che cos'è? Pan di Spagna. E poi, perché pan di Spagna? Domanda bonus, perché mi andava di rispondere. Concerto più bello a cui ho assistito in Corea. Come sapete ne ho visti un po', a partire da l'anno scorso appena sono arrivata, che ho visto gli Stray Kids. Poi sono andata a quello a Daegu. Poi vabbè, ho visto quello di Pink Sweat, quindi niente che ha a che fare col K-pop. Però poi sono andata a quello a Daegu, poi c'è quello di Busan e poi quest'anno quelli di Yoongi, bla bla bla. Per una questione affettiva vi devo per forza dire quello di Busan, cioè è stata un'esperienza pazzesca. Ma tutto il viaggio, tutto quel periodo, tutti quei giorni, cioè me li ricordo proprio con una gioia nel cuore che voi non avete idea. Che poi non si sapeva che sarebbe stato l'ultimo
per così tanto tempo, ma si sapeva, perché dai, dopo il concerto hanno fatto l'annuncio del militare, cose eccetera, però cioè si sapeva, quindi io me lo sono vissuto proprio con la cosa che lo sapevo e me lo sono proprio goduto, cioè proprio sapete quando proprio goduta al massimo, bellissimo, quindi direi assolutamente quello, non togliendo assolutamente nulla agli altri. Pezzettino finale. E l'ultima domanda, che tra l'altro mi fa una ragazza che mi scrive sempre su Instagram. Quando riconosco la foto profilo io ve lo dico sempre, perché apprezzo chi continua a scrivermi, mi scrive lei praticamente giornalmente e quindi appunto mi fa ancora più piacere. Sei una persona che va veloce nei rapporti di amicizia e amore oppure piano? Come ben sapete, perché non ve l'ho mai nascosto, in amore non c'è mai stato in realtà un innamorato vero e proprio, quindi non vi saprei dire. Però vi so dire come mi approccio con le persone in generale. Quindi in amicizia o che sia conoscenza, quello che è. Io sono una persona che analizza tantissimo i comportamenti. Penso sia un po' una cosa degli introversi, ma in generale. Infatti molte persone appena mi conoscono mi dicono: mi sembravi così antipatica, stavi lì con quella faccia un po' saccente. Ma non è la faccia saccente, è la faccia di una persona che sta studiando la situazione per capire con chi potersi approcciare e chi riuscirebbe ad andare oltre quella corazza che purtroppo io o di default. Infatti quello che io dico sempre, tutte le mie amiche sono tutte persone che hanno la curiosità di base di conoscere una persona e di dire ma perché reagisce così, ma perché quello che... e poi incontro il tesoro, ma rimaniamo umili. Però è così ragazzi, quindi appunto analizzo molto tutta la situazione, le persone, per capire chi ha questa, chiamiamola empatia, chiamiamola sensibilità in più, e non è una di quelle persone che semplicemente mi sembri così, ok, ciao. Quindi di base non ho un carattere facile, sicuramente. Questo mi porta a scremare tantissimo le persone, ma di pro abbiamo anche il fatto che tutte le mie amicizie, molte delle mie amicizie, sono tutte amicizie che durano da anni, proprio perché a me non piace avere rapporti, diciamo, brevi, cioè non inizio a conoscere una persona, quindi che sia in amicizia, in amore, eccetera, se non voglio qualcosa che so che può durare nel tempo. Non so se mi spiego, non so se ha senso, se mi capite. Quando inizio appunto ad avere qualcuno in amicizia, quando comincio a tenerci a qualcuno, nella mia testa quella persona sarà presente nella mia vita per lungo periodo. Quindi immaginate in amore. Buona fortuna al futuro tizio. Ma di questo ne parleremo in live. Chi segue live su Instagram sicuramente sa qualche gossipino in più. Però qua non ve l'ho voluto mettere per ora, perché tanto questo video sarà già lunghissimo. E quindi insomma poi ne parleremo. Comunque ragazzi, quindi questo è tutto per questo video. Io spero di avervi tenuto compagnia. Se siete ancora in vacanza, se siete tornati, se ci abbiamo fatto un pranzetto insieme, una cena, qualcosa, cosa, fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere, perché io non me lo scrivo quasi mai nessuno. Ma che è sta storia che vi chiedo le cose e voi non lo fate? Per favore, esaudite questo mio desiderio. Stavolta scrivetemi nei commenti cosa vorreste vedermi mangiare la prossima volta, se qualcosa devo cucinare, che devo ordinare. Oh, ricordate che sto in Corea, quindi alcune cose magari sono poco reperibili, però proviamoci, ok? Proviamoci. Detto ciò, appunto, io vi ringrazio per essere stati con me. Se non siete iscritti e volete continuare a seguire le mie magiche avventure, iscrivetevi, oppure trovate Instagram, TikTok, insomma, tanto lo sapete che ormai sono lì o sono là o sono ovunque. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come faccio a fare così adesso che è lontano?